Buonasera a tutti. In questo video, innanzitutto, volevo porgervi le mie scuse perché anch'io, come la maggior parte delle persone di questo mondo, mi sono fatta coinvolgere in discussioni sterili sulla natura di Gesù, sulle false dottrine, mentre stiamo veramente vivendo gli ultimi giorni. Come ho già detto, il Dajjal, il falso profeta, la bestia che sale dalla terra. Nell'Apocalisse capitolo 13 domina già sul mondo. Ora, noi abbiamo visto quello che sta succedendo in questi giorni, ovvero Putin ha messo le sue navi sottomarini, missili sommergibili nucleari vicino a Cuba, mentre gli Stati Uniti sembrano prepararsi anch'essi alla guerra. In realtà molti parlano che si tratti di una replica della guerra fredda, ma le profezie bibliche e coraniche non dicono questo. D'altronde, se noi pensiamo che il falso profeta sta operando ora nel mondo, mentre negli anni 50, 60, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il falso profeta ancora non operava nel mondo, mentre ora sta operando nel mondo. Sia il Corano che la Bibbia lo chiamano la bestia che sale dalla terra. Nell'Apocalisse di Giovanni, se noi andiamo a guardare il capitolo 13, perché è giusto parlare di questo, non di farsi coinvolgere dalle dottrine del mondo, perché chi si fa coinvolgere dalle dottrine o delle sterili discussioni in realtà è destinato alla perdizione. Quindi, nel capitolo 13, versetto 1, l'Apostolo Giovanni scrive: «Vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia con 10 corna e 7 teste, e sulle sue corna 10 diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi». Quindi 10 corna e 7 teste e 10 diademi. Questi 10 diademi simboleggiano 10 governanti, 10 re, 10 politici di questo mondo che già ora operano, fanno l'interesse del Dajjal e tutti questi hanno interesse a far sì che scoppi presto quella guerra che il Corano e la tradizione islamica chiamano Malatta al-Kubra. Ovvero, se noi andiamo a guardare la Sura 44, Ad Dukan, nel fumo, parla del fumo che avvolgerà gli uomini come un castigo doloroso. Versetto 11, versetti 10 e 11. Il giorno in cui il cielo recherà un fumo ben visibile che avvolgerà gli uomini, ecco un castigo doloroso. Si tratta della nube radioattiva. Ricordo anche la Sura 70, che ne parla chiaramente. Nella Sura 70, quindi al margine, via dell'ascesa, parla di una fiammata che strapperà brutalmente la pelle dal cranio e dice il cielo sarà come metallo fuso, proprio rimanda all'immagine di quella che è la guerra nucleare, profetizzata nel Corano, ma ancor prima è profetizzata nella Bibbia, proprio dall'Apostolo Giovanni. E infine, citando un ultimo versetto coranico, se noi andiamo a prendere la Sura 81, quindi la Sura At-Takwir, l'oscuramento, che cosa dice? Sarà oscurato il sole e spente le stelle. Questo è l'effetto dell'inverno nucleare. Questa guerra quindi sta per scoppiare e il Corano ne parla chiaramente, ma ancora più chiaramente ne parla la Bibbia, perché questo è il tempo del falso profeta, il falso profeta che provoca sterili discussioni tra gli uomini. Egli è il servo di Satana, non è il servo di Dio come il Messia, ma è il servo di Satana e fa la volontà di Satana. Il suo potere in questi giorni sulla terra è assoluto e questa guerra sta per scoppiare. Perché noi stiamo vivendo, se noi andiamo a guardare Rivelazione, nel tempo che corrisponde all'apertura del settimo sigillo, quando vengono suonate le cosiddette trombe dell'Apocalisse. Ora dovrebbe essere suonata la sesta tromba, quindi tra poco, quando nel capitolo 9, versetto 13 dell'Apocalisse dice: il sesto angelo suona la sua tromba. E udì una voce dai corni dell'altare d'oro che è dinanzi a Dio,
dire al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati presso il gran fiume Eufrate. E furono sciolti i quattro angeli che sono stati preparati per loro il giorno, il mese e l'anno per uccidere un terzo degli uomini. E il numero degli eserciti di cavalleria era di 2 miriadi di miriadi. Ne udì il nome. Quindi si sta preparando la grande battaglia, quindi la grande guerra di Malat al-Kubra, che corrisponde al suono della sesta tromba nell'Apocalisse. Si può leggere la descrizione di questa battaglia apocalittica, che corrisponderebbe in termini storici, essendoci già state la prima e la seconda guerra mondiale, alla terza guerra mondiale, e viene descritta nell'Apocalisse al capitolo 9, versetti 13-21. Quindi, infatti, l'Apostolo Giovanni dice: ed ecco, vidi cavalli nella visione, quelli che vi sedevano sopra avevano corazze rosse come fuoco, e blu come giacinto, e gialle come zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, dalla loro bocca usciva fuoco e fumo e zolfo. Quindi la guerra in Ucraina in realtà è soltanto un, diciamo, precedente di questa grande guerra che il Corano chiama Malat al-Kubra. Nell'Apocalisse corrisponde al sesto angelo che suona la sua tromba, e quindi corrisponde a questo guaio, a questa piaga che ucciderà un terzo della popolazione umana. Ma che cosa succederà? Chi non sarà ucciso in realtà non si pentirà, nonostante tutto ciò che accadrà. Pensiamo al Covid che è scoppiato, che probabilmente era la quinta tromba, la sesta tromba e la terza guerra mondiale. Tutti costoro non si pentiranno e quindi si ritroveranno sotto il regno del falso profeta, che diffonderà il culto satanico, il culto del dragone sulla terra, come scritto nel capitolo 13 dell'Apocalisse. Quindi in questi giorni guardatevi da tutto ciò che sta accadendo. In una profezia che è uscita in questi giorni, uno che si chiama il nuovo Nostradamus, ma non mi fido molto, dice il 18 giugno. In realtà forse un'altra data probabile è il 29 giugno. Io non mi baso su astrologia, su altre cose, ma io mi baso sulle evidenze, sulle scritture, quindi sulla Bibbia e sul Corano. O il 18 e il 29 giugno, la grande guerra che è descritta sia nel Corano sia nell'Apocalisse corrisponde al suono della sesta tromba e alle porte, quindi siamo veramente alla fine dei giorni. Pregate Dio tramite il suo santo profeta e Messia Gesù Cristo. Con questo è tutto, vi saluto.